Nome? Marco. Marta. Come chiami l'altro? Puzzola. Mostriciattolo. Dove sei nato? Palermo. Riccione. Quanti anni hai? 34. A parte che non si dovrebbe chiedere, comunque, diciamo 32. Che fai nella vita? Architetto, più o meno. Allora, in teoria dovrei fare l'avvocato, però il mio sogno è proprio aprire una bella caffetteria siciliana, di quella dove si mangia tanto, si parla, si perde tempo. In alternativa, cosa avresti fatto? Regbista di serie C. Filosofia induista. Segno zodiacale. Vergine, ascendente scorpione, con luna in Marte. Una guerriera, praticamente. Leone, credo. Sono nato a gennaio, quindi. Piatto preferito? Pasta con le sarde e con leggeri. Fidatissimi amatori. Le tue passioni? Il pallone. E Marta? Marco, purtroppo, è lo yoga. Da quanto vivete insieme? Quattro anni. Era l'anno dello scudetto, 4 anni. Allora, 3 anni, 8 mesi, 3 giorni. Troppo. Il pregio di Marta. Il pregio di Marta, che ho sempre ragione. Il pregio di Marco. Il pregio di Marco, in quanto tempo ho? Non me ne viene neanche uno, non. Il difetto di Marta. Marta. Marco. Il difetto di Marco. Marta. Intanto non c'è sbagliato la grammatica, devi dire i difetti di Marco. Ci vuole tempo. Un motivo per cui litigate. Il possesso del forno. Il forno è il tostapane. La tua espressione di vittoria? Sì. La più bella frase d'amore che ti ha detto? Ne sono passati 3 minuti per essere cotta da te. Con te il mio cuore è avvolto in una panatura di felicità. E non l'ho lasciato. Qual è la tua filosofia di vita? Godersi la vita senza rinuncia. Godersi le piccole gioie della vita. Piccole, amore, piccole, guarda, non ha ragione, piccole. Come passi il tempo libero? Litigo e faccio pace con Marco. Litigare e fare pace con Marco, praticamente. Chi dei due è più simpatico? Io. Chi dei due è più bello? Io. Chi dei due è più intelligente? Io. Chi dei due è più rompiscatole? Lui. No, vabbè, veramente io sono, non è che sono rompiscatole, sono più puntigliosa, precisa, organizzata. Ogni tanto rompo le scatole. Animali domestici? Marco. Anacleto, il pappagallo. Facci vedere come fate la pace. No, non si può. Si può, non si può. Davanti alla telecamera non si può. Salutatevi. Ciao, mostriciattolo. Ciao. Di parola di Francesco Amadori. Parola di Francesco Amadori. Parola di Francesco Amadori. Però a me viene meglio dire parola di Francesco Amadori.